Libreria conventuale, aula Ok, magna. ci siamo. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie per essere collegati con noi questa mattina. Qui siamo in diretta dalla BIM, la biblioteca del comunale di Imola, dall'Aula Magna in particolare. Alle nostre spalle, insomma, vedete questo straordinario patrimonio della nostra città. Siamo collegati qui questa mattina per la consegna e presentazione delle edizioni in facsimile del manoscritto Parigi-Imola della Commedia Dantesca. E ringrazio insomma i soggetti che sono qui, insomma i professori insomma, che sono collegati qui con noi questa mattina, davvero che ringraziamo uno per uno, il dottor Cicuto, presidente della Società Dantesca Italiana, il dottor Rollini dell'Università degli Studi di Bologna, il dottor Marazzini, il presidente dell'Accademia della Crusca, il dottor Masi, segretario generale della Società Dante Alighieri. Mi tremano un po' i polsi, sinceramente, a presentarvi tutti. Grazie davvero per essere qui questa mattina. Di fianco a me, invece, vedete seduti il direttore della nostra biblioteca, il dottor Rossi, la dottoressa Bertoni, che è la direttrice della casa editrice Imago, protagonista, insomma, in qualche modo con la città di Imola di questa mattinata, e poi al suo fianco il sindaco Marco Panieri, che è qui con noi questa mattina. E perché questa mattinata e cosa vogliamo raccontarci, insomma, e raccontare questa mattina. Ufficialmente oggi, insomma, il 13 marzo del 2021, abbiamo deciso di aprire l'anno, la celebrazione del 700 anni dalla morte del sommo poeta in questa città. Potremmo chiederci, come dire, più in generale, insomma, per quale motivo ad Imola abbiamo deciso di dedicare, insomma, degli appuntamenti a Dante. Beh, in quanto italiani, certamente, insomma, quindi quello che il sommo poeta ha dato alla nostra città, ce l'ha dato sicuramente come italiani in primis. Ma quello che ci sembra anche importante ricordare, abbiamo cominciato un percorso con gli altri comuni del circondario imolese, sono i passaggi in realtà che in qualche modo anche nella commedia sono indicati con riferimento ai nostri territori. Ne cito solo quattro, insomma, ce ne sarebbero tanti altri, ma certamente Imola è definita la città di Santerno nel 27° dell'inferno, Medicina, insomma, la città qui accanto, ovviamente ha come protagonista Pier da Medicina nel 28°, e poi Castel del Rio, nel 15° del Paradiso è citata Cianghella della Tosa, moglie di un Alidosi, e nel 33° dell'inferno abbiamo Alberigo dei Manfredi, famiglia che si alternò con i Bentivogli nel dominio di Dozza, quindi tanti riferimenti anche ai nostri territori, ed è per questo che durante l'estate stiamo immaginando dei percorsi anche di riscoperte, di lettura in determinati luoghi straordinari di questo territorio con riferimento alla commedia, ma non solo. Crediamo insomma che in quest'anno si possa approfondire più in generale il 300 ad Imola, cos'è stato il 300 a Imola. Per questo tra l'altro ringrazio insomma l'archivio storico insomma ospitato ovviamente dentro la BIM che ha straordinarie testimonianze del 300 insomma su questa città e in questa città quindi insomma atti notarili piuttosto che atti insomma, comunali, insomma, statuti comunali in cui insomma, emerge come era la vita cittadina. Questo sarà l'anno in cui potremo ovviamente approfondire anche tutto questo. Con una rete di associazioni in Molise abbiamo cominciato un percorso insomma, per ognuno assumersi in qualche modo delle responsabilità per arricchire l'offerta culturale in Molise. Sono tanti questi soggetti, è già istituito un tavolo che ovviamente è aperto ad altri soggetti che volessero partecipare. La prima iniziativa che abbiamo lanciato in qualche modo certamente forse meno di approfondimento, anzi mi scuseranno gli ospiti qui presenti, ma insomma le prime iniziative che abbiamo lanciato è la lettura insomma di una traduzione di Longfellow di Dante in inglese, insomma che verrà letta da John Malkovich nella nostra straordinaria Rocca Sforzesca, poi insomma appunto come vi dicevo percorsi durante l'estate di lettura con diversi attori della commedia, insomma diversi insegnanti anche di italiano, professori che si sono messi a disposizione per aiutarci anche con delle attività direttamente con i ragazzi e poi le attività della archivio che vi dicevo. A tal proposito, sui ragazzi, prima che mi dimentichi, è collegata anche una classe questa mattina con noi, la quinta E del liceo linguistico, insomma, che ringrazio. Io in realtà mi taccio, volevo fare appunto solo questa introduzione. In realtà, come dire, i protagonisti di questa mattinata probabilmente sono la biblioteca che davvero 4 anni fa, quando forse in pochi, nella testa di pochi amministratori e come dire, e comuni, insomma, c'era l'idea di celebrare i 700 anni della morte di Dante, 4 anni fa abbiamo fatto un accordo.
accordo, abbiamo fatto un accordo con la casa editrice Imago per avere uno straordinario patrimonio qui ospitato in BIM. Non dico null'altro, passerei la parola al direttore della biblioteca che ci racconterà di questa convenzione, di come è nata, dello straordinario manoscritto insomma che ospitiamo qui in BIM e che appunto Imago ha riprodotto in facsimile e insieme ad altri, e poi successivamente appunto passerò la parola alla dottoressa Bertoni e al sindaco Panieri. Dopo questo primo momento insomma di introduzione alla mattinata, lasciamo la parola insomma ai nostri quattro straordinari insomma di altissima caratura ospiti che sono collegati qui con noi e che vedete. Grazie intanto. Buongiorno a tutti, prendo al balzo lo spunto che mi ha dato il nostro assessore. Noi oggi celebriamo, inauguriamo il calendario delle iniziative che la nostra città dedica a Dante. Di fatto il percorso data parecchi anni fa, cioè è iniziato nel 2017 quando, mi ricordo ancora, nel mese di settembre venne la dottoressa Bertoni, che siede qui a fianco, insieme al professor Cicuto, che ci segue da lontano. Oggi abbiamo dovuto, per forza di causa maggiore, inventarci la formula 1-4+4, quindi 4 collegati in sede e 4 in remoto. Ci sarebbe piaciuto fare una presentazione pubblica proprio alla presenza di tanti cittadini, questo chiaramente ci è stato impedito e quindi ci siamo inventati questa formula ridotta. Chiaramente in queste manca come presenza una figura altrettanto importante, che è la collega che si occupa delle collezioni storiche, che è la dottoressa Silvia Mirri, che quando, ritornando al discorso iniziale, nel 2017 siamo stati sollecitati a stringere un accordo, a potuire questa produzione che è venuta al mondo poche settimane fa, quindi nel gennaio del 2021, a quell'epoca noi non ci eravamo ancora posti il problema di come celebrare i 700 anni di Dante Alighieri, un po' perché la quotidianità ci dà sempre delle altre priorità, quindi noi siamo una biblioteca sia storica, abbiamo, come ha detto l'assessore, l'archivio storico che è importantissimo, ma siamo anche una biblioteca pubblica e veniamo frequentati da centinaia di ragazzi, quindi in questi ultimi anni abbiamo investito molto anche sulla promozione della lettura e, diciamo così, interventi sul patrimonio contemporaneo. Questa sollecitazione ci ha risvegliato un po' l'attenzione verso i nostri tesori. Noi abbiamo un piccolo tesoro, diversi piccoli tesori, che ci vengono richiesti spesso. Stiamo parlando di un manoscritto, di un manufatto che è un po' particolare, nel senso che è esposto nella teca vicino al sindaco, ma contiene soltanto 13 miniature, 13 come la giornata di oggi, che è il 13 marzo, sembra quasi una decisione fatta appositamente. E queste 13 miniature però sono particolarmente interessanti, sono state esposte sempre all'interno di questa Aula Magna nel lontano 2006, quando abbiamo fatto una mostra sulle miniature possedute dalla Biblioteca Comunale di Imola, ed era esposto sia il manoscritto 76, che è il nome ufficiale con cui è conosciuto dagli studiosi il nostro manoscritto, sia altri tesori che possiede la biblioteca, un saltero del 1200, una Bibbia ebraica, e per quell'occasione abbiamo avuto anche la fortuna di aver avuto l'autorizzazione a esporre il manoscritto 2017, invece posseduto dalla Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi, che è l'altra parte del frammento di questo codice del 1440 che oggi andremo a celebrare, perché viene ricomposto dopo quasi due secoli, per la precisione poco più di 180 anni, è stato smembrato nel 1838 da un esule imolese, quindi Imola oggi contribuisce a una sorta di riparazione storica. C'è una ricomposizione, un ricongiungimento di questi due documenti. E io sono grato soprattutto quindi alla sollecitazione della dottoressa Bertoni, al professor Cicuto, che ci ha fatto capire il valore scientifico che c'era dietro questa opera editoriale. Nel 2017 noi all'epoca inauguravamo anche un convegno, un seminario, una giornata di studi dedicato a Benvenuto da Imola, uno dei primi commentatori dell'opera dantesca. E come vi dicevo prima, ci sembrava un po' prematuro. Eravamo sollecitati anche da altre case editrici di dare
una sorta di licenza di esclusiva per la riproduzione di questo codice. Però ci ha convinto soprattutto la proposta scientifica editoriale della ditta Imago, che nell'accordo, oltre a impegnarsi a presentare come anteprima nazionale la produzione qui da noi, si era impegnata anche a darci l'intera collezione della Biblioteca Dantesca, che potete vedere alle mie spalle, che raccoglie le eccellenze dei codici più importanti possedute dalle biblioteche italiane, e oggi col nostro codice viene completato, sono 8 edizioni che hanno un percorso di circa un secolo, partono dal Palatino 313, che è della prima metà del 300, si presume circa 1340-1350, e si chiude nel 1440 con l'edizione illustrata dal maestro delle Vitae Imperatorum, che è il nostro. Quindi ci sono quasi 100 anni di storia dell'illustrazione miniata. Ad approfondire chiaramente ci saranno i nostri 4 professori, io li definisco maestri, che ci condurranno a in questo viaggio appunto di approfondimento che c'è dietro alla produzione di un'opera così importante come quella che andremo adesso a vedere. Io vi ringrazio tutti e passo la parola alla dottoressa Bertoni. Grazie a tutti per questa occasione, al sindaco, all'assessore, alla biblioteca di Imola, che come ha ricordato Gabriele Rossi, nel 2017, armata di Marcello Cicuto, il presidente della Società Dantesca, abbiamo cercato di convincere la biblioteca di Imola a riprodurre il manoscritto in facsimile. Io appunto sono il direttore della casa editrice Imago, che io amo chiamarla una bottega medievale, perché in realtà grazie alla tecnologia e all'artigianalità ridiamo vita a manoscritti con un loro alter ego, che io amo chiamare un po' falsi autorizzati. E a volte avere questa autorizzazione è veramente complesso. Noi abbiamo riprodotto circa 40 manoscritti conservati in Italia e all'estero, ma mai è stata così difficoltosa una trattativa, mai. Pensando, va, la biblioteca di Imola, andiamo, prendiamo, facciamo. Assolutamente no, è stato veramente complicato. E poi in realtà è stato molto complicato l'operazione in sé, perché dovevamo sia convincere la biblioteca di Imola e convincere la biblioteca di Francia, dicendo alla biblioteca di Imola che la biblioteca di Francia aveva già accettato. Stessa cosa, la biblioteca di Francia si poteva fare l'operazione perché la biblioteca di Imola aveva già accettato. Quindi ho mentito per portare a termine questa operazione, diversamente non sarei riuscita. E mi ricordo ancora quando andammo con Marcello Cicuto qui alla biblioteca di Imola, ci eravamo preparati un po' una scaletta, no? Delle cose da dire, del perché era importante fare questa operazione. E così ieri ho riniziato a riflettere tutti i punti importanti perché fare un'operazione di questo tipo. Ovviamente quello che abbiamo detto adesso, no? Un'operazione culturale straordinaria, perché non solo riproduciamo un manoscritto, che è una cosa che facciamo abitualmente e ovviamente estremamente importante, ma in questo caso abbiamo ricostruito qualcosa che non esiste più, che una volta era stata fatta, era stato commissionato al Duca Filippo Maria Visconti di Milano. E per motivi storici il re Luigi XII se l'è portato in Francia. Per altre vicende collezionistiche è rimasto in Francia la parte più corposa di questo manoscritto. Quindi era importantissimo riuscire a poter ricreare qualcosa che la storia ci aveva portato via. Quindi, ed è una cosa veramente unica in questo senso. E come aveva scritto l'altro giorno in un articolo una Vera Bessoni sul Corriere di Romagna, il falso Alighieri è più originale dei manoscritti originali, perché in realtà non esiste più un qualcosa del genere. E poi, come dico, stiamo parlando della restituzione di un manoscritto all'Italia, di uno dei più importanti testimonianze di codici danteschi. Quindi è Dante che torna in Italia, non è solamente un semplice manoscritto, perché
come ho detto, riproducendo manoscritti, spesso e volentieri mi è capitato di fare manoscritti conservati a Vienna che in realtà erano in Italia, ma qui stiamo parlando di un manoscritto dantesco che ovviamente il luogo suo è quello dell'Italia. E, ovviamente quando noi facciamo queste operazioni sono operazioni estremamente importanti perché? Perché se chiunque va in Francia alla Biblioteca Nazionale di Francia di Parigi e chiede di poter visionare il manoscritto, non glielo fanno visionare. Vi dicono che c'è la digitalizzazione su Gallica. Quindi chiunque desideri sfogliare il manoscritto, poterne apprezzare, è impensabile ovviamente acquisirlo, l'unica possibilità è quella di una riproduzione facsimilare, che ovviamente viene comunque fatta sempre in pochissimi esemplari. Quindi saranno comunque poche le persone che potranno averlo a casa loro e poterlo sfogliare, ma sicuramente un'operazione di questo tipo potrà, tutti i cittadini imolesi potranno fare la fila per venire qui a Imola e sfogliare questo meraviglioso manoscritto. Ma, come dico sempre, noi poi siamo sempre una bottega medievale, no? Anche moderna. Quindi non abbiamo le competenze scientifiche per poi studiare questi manoscritti. E questo è un altro motivo importante che ha convinto anche la biblioteca di Imola, perché ogni manoscritto viene fatto un testo di studio. E noi abbiamo proprio costituito un comitato scientifico, qui abbiamo la massima rappresentanza dove c'è Alessandro Masi, segretario generale della Dante Alighieri, Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca, Marcello Cicuto, come più volte ho ricordato, presidente della Società Dantesca, e quindi mi hanno aiutato nella ricerca di altri manoscritti danteschi, nella divulgazione, ma soprattutto nel creare un libro che raccontasse, studiasse anche il manoscritto, che poi viene anche libero di circolare autonomamente. Quindi è anche un momento estremamente importante dal punto di vista dello studio. E poi la parte finale, proprio la ciliegina sulla torta, per convincere Silvia Mirri e Galbirieri Rossi, me lo ricordo ancora con Marcello, fu quello di dire: e poi porteremo questo manoscritto in giro per il mondo, lo presenteremo in tutte i luoghi, New York, Francia, all'epoca, cioè, viaggiavamo in tutte le ambasciate italiane, con tutte le sedi della Dante Alighieri, avevamo progetti mirabolanti, ma nessuno poteva immaginare che il 2021, oltre l'anno dantesco, sarebbe poi diventato l'anno della pandemia, quindi insomma, purtroppo questo sogno si è infranto. Però devo anche ammettere che in questi due anni, che sono stati gli ultimi due anni difficili, perché oltre ad aver mentito all'inizio per potermi portare a casa il manoscritto, ho mentito anche in questi anni, perché ogni tanto mi arrivava la mail di Silvia Mirri e mi chiedeva: ma Barbara, ma non ti ho più sentito, sono sei mesi che non sento nulla, ma tutto bene? Cioè, va avanti, sì, il progetto? Avevamo sottostimato i tempi, inizialmente pensavamo di produrlo entro il 2018. Esatto, e tu guarda Silvia, tutto benissimo. In realtà non sempre è così, e quindi devo ringraziare anche veramente tutto le persone che ci avrebbero tenuto moltissimo a essere qui presenti, perché questo progetto, che per noi era fondamentale, perché era la punta di diamante di un progetto ancora più corposo, che è la Biblioteca di Dante, come ha ricordato Gabriele, che riunisce i facsimili di altri 7 manoscritti danteschi. Quindi era importantissimo individuare quello che poteva essere proprio il gioiello di tutta la biblioteca. Quindi non eravamo solamente alle prese con questo manoscritto, ma con altri 7 manoscritti. E noi siamo ovviamente una società editoriale privata, quindi i manoscritti devono essere anche venduti. E devo assolutamente ringraziare tutte le mie colleghe che avrebbero desiderato essere qui, ma purtroppo oggi non ci sono. Ma come dicevo, un altro aspetto fondamentale che ho colto in questi ultimi mesi è anche l'importanza di avere poi, durante la pandemia, il fatto di essere tutti quanti isolati in casa, io penso che la cultura sia quel filo che ci unisca, che ci dia la forza di andare avanti, la speranza, che debba essere di ispirazione. Quindi se noi non abbiamo portato in giro per il mondo
il nostro meraviglioso manoscritto, sicuramente penso che poi in realtà la sua valenza è stata anche forse ben superiore da quello che può anche, diciamo, sollevare gli animi in momenti così complicati e così difficili. E termino il mio intervento dicendo che Imago crede nel futuro e il futuro passa necessariamente attraverso il passato e la cultura. E termino davvero, prima di fare la consegna ufficiale al sindaco, di cui sono veramente onorata, che come diceva Walt Disney, pensa, credi, sogna e osa. Grazie, grazie di cuore, perché penso che in questa bellissima cornice che è la nostra, diciamo, la biblioteca, ma soprattutto in questa sala, che voglio dire meglio di questa sala può ospitare questa iniziativa, un'iniziativa diciamo a distanza ma molto vicini nel filo della cultura e in quell'unione che lei prima citava. Un'unione importante anche in un momento così delicato per il nostro paese, la nostra comunità, la nostra regione, ma anche l'intero mondo. E in questo anno bisogna sognare, bisogna guardare al passato, ma soprattutto guardare al futuro. E penso che Dante in questo anno ci possa veramente unire tutti e anche far vivere la cultura e conoscere il valore di quello che ha lasciato, come tanti altri, all'interno della storia. E quindi penso che anche attraverso questa tecnologia e questa artigianalità che voi avete espresso in maniera egregia, attraverso diciamo, questa costituzione di questo manoscritto, di questo facsimile, che rappresenterà un po' l'unione tra Parigi e Imola, ma penso anche all'intero mondo se guardiamo l'intera collezione, penso sia un grande valore che dimostra che la cultura unisce veramente e supera anche i confini di una guerra come quella della pandemia, che oggi veramente ci fa anche soffrire tutti. E quindi penso che questo sia la miglior lingua, il miglior modo anche per rappresentare, attraverso la speranza anche, quello che è la nostra storia, quello che abbiamo vissuto in questi anni. E penso che anche il lavoro che è partito da lontano, prima si parlava del 2017, quindi un lavoro che è iniziato tempo fa, ma che ha visto anche nei 700 anni di Dante un arrivo importante proprio per dare anche un messaggio all'intero paese, penso appunto all'intero mondo. E anche l'idea proprio di mettere insieme questi manoscritti e di rappresentare 8 volumi è un'idea importante. Quindi voglio ringraziarvi di cuore, voglio ringraziare Imago, voglio ringraziare, voglio dire, la dottoressa Bertoni, ma anche il presidente Cicuto e tutti gli illustri ospiti che ovviamente dopo seguiranno in questo dibattito, che è un dibattito importante, in una formula molto nuova per tutti noi, ma che ci permette di continuare ad andare avanti. E questo è per me, per noi, molto importante, perché è vero che oggi la soluzione di tutto questo è il vaccino, ma è così, divago un attimo rispetto alla cultura, ma è anche proprio la cultura come elemento di unione e anche di visione futura, perché poi alla fine il nostro paese in generale, ma anche il mondo intero, si basa sulla storia, si basa sulla cultura e si basa anche su fatti storici importanti, e Dante ha saputo dimostrare in questi 700 anni, avremo modo di raccontare anche questo epilogo. E penso che dalle ultime parole della Presidente, anzi della Direttrice, metto insieme quello che è effettivamente il percorso che voi avete realizzato, cioè avete pensato una cosa di grande, l'avete creata, questo facsimile, e poi avete sognato e osato. E quindi sognato e osato perché? Perché attraverso quel percorso che sarà l'intero mondo, che magari si fermerà per il 2021 ma ripartirà subito dopo, penso che potrà rappresentare quello che è stato per il nostro paese, ma anche per la storia intera, questo percorso, diciamo, medievale. Ecco, quindi mi piace molto anche che Imola si sia spesa, quindi voglio ringraziare il direttore Rossi, ma anche Silvia Mirri, proprio per aver rappresentato in questi anni, aver creduto in questo progetto, perché anche noi abbiamo quelle caratteristiche della tecnologia e dell'artigianalità come città, rappresentiamo molto alcuni elementi che nella storia hanno sempre portato avanti e che ci porteranno anche in futuro. E penso che abbiamo fatto bene ad aderire non solo con questo percorso, ma nei tanti percorsi realizzati negli anni, perché lo vediamo anche da questa sala, per noi la biblioteca è un capitolo importante della nostra città sulla quale bisogna continuare a tenere alta, come si dice, la guardia, ma soprattutto anche lavorare per tutelare la cultura. Ecco, quindi voglio ancora ringraziare gli illustri ospiti e salutare chi ci segue da casa e ha scelto di dedicare
l'ascolto di questa mattina. Poi siamo tutti curiosi ovviamente di vedere il lavoro fatto. Grazie. Procedo con la consegna del facsimile al sindaco. E ora passo la parola al presidente Cicuto, presidente della società dantesca, alla quale devo moltissimo, perché quando mi sono presentata a lui, come ho detto, questo progetto è iniziato nel 2017, ma in realtà il progetto della Biblioteca di Dante è iniziato nel 2015. E quando mi sono presentata a lui per coinvolgerlo in questo progetto, in realtà eravamo solamente agli inizi. E lui con un grande entusiasmo ha accettato immediatamente e si è attivato immediatamente in tutto quello che era la sua possibilità. Gli passo la parola. Grazie, grazie a tutti. Il mio compito è abbastanza limitato, porto soprattutto i saluti della Società Dantesca Italiana e di tutti i suoi soci. A tutti voi e, come dire, anche a questa impresa, questa notevole impresa compiuta dalle edizioni Imago di Rimini, dalla biblioteca di Imola, con l'apporto fondamentale anch'esso della Bibliothèque Nationale de France. Devo dire un'impresa che ha come suo fiore all'occhiello anche il sostegno scientifico di enti e istituzioni importantissime come l'Accademia della Crusca, la Società Dante Alighieri, oltre alla nostra Società Dantesca. E con questa impresa si è compiuto davvero un atto di servizio e di alta promozione culturale, mettendosi a disposizione degli studiosi e di un pubblico allargato uno strumento davvero mirabile, appunto di studio ma anche di nuova conoscenza, che era già stato al centro di attenzione nel corso delle celebrazioni dantesche del 1921, centenarie anch'esse, sia in Italia che a Parigi, e ora concentra in sé numerosi motivi di interesse. Fra questi, intanto, il lavoro che si è reso necessario per la ricostruzione di una perduta integrità del codice, fatta per via paleografica, codicologica, filologica e storico-artistica, per cui si sono messe a partito e fatte collaborare tante discipline, oltre che a studiosi di varia formazione. Fra altri motivi di interesse ci sono quelli legati all'offerta di un autentico capolavoro della miniatura tardogotica lombarda, radicata nella storia della leggendaria biblioteca Visconteo Sforzesca di Pavia, nonché prestigiosa in sé copia di presentazione, con tutte le qualità
di un esemplare forse unico per ricchezza illustrativa e anche spigliatezza narrativa nel panorama dei commenti figurati alla commedia. Altro motivo di interesse è quello appreso alla storia di un manoscritto che è passato, sì, per mani di principi, di duchi, di siniscalchi e di re, ma che è stato anche trastullo di ragazzi quando, sappiamo, fu ritrovato per caso dall'erudito francese Gaston de Flotte in un castello della Dordogna, cito, fra rimasugli di vecchie tele, e quindi motivi di interessi che poi sono, si allargano anche, sono appresi a storie di espatrii dell'oggetto e di espatriati libertari come l'imolese Giuseppe Zaccheroni, che per primo, come sapete, editò il testo del commento di Guiniforte Barzizza nel 1838. Ma il motivo di interesse principale è anche quello, uno dei principali, anche quello di essere riuscito questa impresa a rimediare almeno in parte alle tante peripezie che il codice ha subito, smembrato, ritagliato, strappato. Ora, ecco, lo direi un atto di civiltà del sapere, riproporlo nell'anno delle maggiori celebrazioni dantesche e anche privilegio, oserei dire unico per tutti noi, che per ovvie ragioni non abbiamo partecipato alle celebrazioni centenarie del 1921 e non credo che vedremo quelle del 2121. Non poniamo limiti, per carità, ma qualche dubbio, devo dire, parlo soltanto per me, nutro anche sulle celebrazioni che ci saranno nel 2065, io senz'altro non ci sarò. Ma sono certo che a quel punto, grazie a questa nostra opera, di tutti noi, il nostro codice sarà diventato patrimonio sicuro degli studi e dell'arte, e questo è, lasciatemelo dire, il più giusto compenso per tutta l'attività che tutti noi abbiamo svolto intorno a questo cosiddetto manoscritto parigino. Grazie. Grazie Marcello. E ora Marcello ci scuso, mi scuso, ma ormai eravamo passati al tuo e quindi ogni tanto mi perdo la formalità. E passo la parola a Alessandro Masi, segretario generale della Dante Alighieri, che è tanti anni che ci conosciamo e devo a lui l'idea della biblioteca di Dante, perché mi trovavo nel suo ufficio e avevamo iniziato a lavorare insieme sulla più antica Divina Commedia miniata, che era il Palatino 313, e vidi il logo Dante 2021 sulla sua scrivania e gli chiesi: ma che cos'è? E lui mi raccontò: guardi, guarda Barbara, nel 2021 ci sarà, no, i 700 anni, quindi un anniversario importantissimo per Dante Alighieri, della sua morte. E quindi in quel momento lì ebbi l'idea di poter fare quindi un manoscritto, era il 2015, un manoscritto l'anno dantesco da riprodurre. E quindi gli sono veramente grata per questa idea e gli passo con grande gioia la parola. Grazie Barbara. Beh, insomma, mi ricordo i tempi passati, già ci vedevano progettuali, proiettati nel futuro. Saluto volentieri il sindaco di Imola, Panieri, l'assessore Gambi, il direttore della biblioteca, nonché gli amici Claudio Marazzini, Ciccuto, professore presente con noi, ma soltanto per dire due parole. Il Parigi Imola mi induce a fare una riflessione, ma da storico dell'arte quale sono, richiamandomi alla pittura poesis oraziano, cioè la pittura come la poesia. Ecco, questo manoscritto con le illustrazioni che ancora poi mi piacerebbe vedere il finale stampato, ma insomma conosco in parte, mi fa pensare quanto importante sia stata invece l'illustrazione di Dante, perché Dante in fondo compie la sua rivoluzione linguistica come Giotto, suo contemporaneo, rivoluziona la pittura italiana, ma direi occidentale in generale.
E mai opera come la Divina Commedia ha avuto tanta fortuna nel chiamare all'appello artisti di tutti i tempi e di tutti i generi e di qualità. Mi viene in mente Luca Signorelli, se si va Orvieto, non posso non dimenticare Sandro Botticelli, credo il più grande illustratore della Divina Commedia, ma più recentemente nell'Ottocento Delacroix, francese, William Blake, inglese, la grande illustrazione di Doré, che rimane comunque la Bibbia di tutti, ma anche i più contemporanei, da Dalì fino a Guttuso. Perché questa grande fortuna anche dell'immaginario? Perché ovviamente la Divina Commedia si presta a un racconto per immagini, è un exempla, è quello che nel passato anche la Chiesa con il rotolo di Esultet nella notte di Pasqua dal Lambone faceva srotolare le storie sacre. Noi sappiamo che l'educazione per immagine è una parte importante della formazione, per cui che la Divina Commedia sia sempre supportata da questo rotolo, da questo fumettone, da questo continuo aggiornarci per visioni iconografiche è molto importante. Questa è una riflessione che lascio un po' a tutti e aggiunge un po' l'importanza a quello che Marazzini, Cicuto, insomma, hanno detto e diranno sul valore letterario della Divina Commedia e in particolare di questo manoscritto. Però, insomma, non dimenticare che questo manoscritto si avvale anche di una parte figurale, anzi così importante, rimane una delle componenti della fortuna letteraria della Divina Commedia e di tante altre opere letterarie, ma in particolare la Divina Commedia credo che nella storia letteraria sia stata l'opera più ricca di vivifica di immaginazioni e di immagini. Grazie, grazie ancora anche a te Barbara per il lavoro che fai. Indubbiamente se fossero tutti lungimiranti come te, gli editori italiani, insomma, Dante avrebbe avuto uno spessore ancora maggiore di quello che non ha oggi. Io mi auguro che insomma, nei prossimi mesi si possa ancora leggere qualcosa di nuovo sulla Divina Commedia, perché al momento non mi sembrano così tanti libri, o perlomeno così tanti quanto ne meriterebbe Dante, libri ancora pubblicati. Grazie. Approfitto Alessandro per farti anche un'altra domanda, visto che forse qualche minuto ancora abbiamo per questo intervento. Perché leggere Dante oggi, nel 2021, secondo te? Guarda, ce lo siamo chiesti ieri in Rai perché la trasmissione di Terza Pagina, che non di oggi sabato, ma del prossimo sabato 19 marzo, sarà dedicata interamente a Dante. E una delle domande che ci siamo posti è proprio questa: è così attuale Dante in tanti settori dell'immaginazione, ma Dante come si può leggere oggi? La scuola ci ha aiutato a rileggerlo bene? È una domanda un po' spinosa, è una risposta altrettanto spinosa potrebbe uscire fuori, perché in realtà Dante è straordinario leggerlo. Io per esempio consiglio sempre di leggerlo senza andare alle note, cioè Dante va letto tutto al canto, perché il suono delle parole poi ti dà il significato. Però certo, ripensare un po' come si può leggere Dante, in quale contesto e in quale modo per ravvivarlo, per me non sarebbe male. Siamo distratti da troppe immagini, da troppe sollecitazioni scritte, ormai abbiamo questo telefonino che è tremendo, cioè siamo i giovani specialmente, non hanno più quei tempi della lettura che invece la Divina Commedia richiede. Quindi creare un format per i giovani, dar loro la possibilità di entrare nella Divina Commedia con tempi anche loro non sarebbe male. Quindi magari gli studi potrebbero addossarsi anche questa pena. Grazie Alessandro. Ora passo la parola al presidente dell'Accademia della Crusca, Claudio Marazzini. E in questo caso di nuovo devo ringraziare Alessandro Masi perché è lui che me l'ha fatto conoscere. Per un altro anniversario, quindi la parola a Claudio Marazzini. Grazie, siamo tutti una famiglia, insomma ci conosciamo e abbiamo collaborato già molto. Dunque intanto porto naturalmente a tutti i presenti e coloro che ci seguono da lontano e agli amici che sono in sala i saluti dell'Accademia della Crusca
e le felicitazioni e complimenti per la conclusione di questa brillante iniziativa editoriale che oggi festeggiamo con questo Parigi Imola. Una serie di codici, sarebbe bello vederli tutti questi facsimili, non so se poi potrete fare una carrellata sulla vetrina, visto che ho sentito che la biblioteca di Imola li ha tutti, una cosa eccezionale, insomma. Tra l'altro, codici importanti, nei codici danteschi, nel pesare l'importanza, ci sono sempre due punti di vista che a volte si congiungono, ma non sempre, perché ci sono codici bellissimi, con miniature splendide, come in questo caso, e ci sono codici che magari sono meno belli, ma sono molto importanti per il contenuto, per il testo. E qualche volta le cose appunto si congiungono. È ovvio che nel fabbricare il facsimile la casa editrice Imago ha privilegiato non soltanto il testo, ma la bellezza del manoscritto, che naturalmente permette il godimento a un pubblico molto vasto, non soltanto di studiosi di Dante, ma di amatori dell'arte e della bellezza. Prima voi avete toccato il tema leggere Dante oggi. Io non toccherò certamente questo tema, è troppo impegnativo per una conversazione di una decina di minuti, però vorrei invece toccare il tema di perché leggere Dante oggi, magari utilizzando questi facsimili che voi avete realizzato. Intanto più volte avete sentito ricorrere la parola artigiani. La dottoressa Bertone l'ha utilizzata. Noi siamo, ha detto, una bottega di artigiani del Medioevo che vive oggi. Questo è fondamentale perché è un dialogo tra mondi diversi ma che hanno molto in comune. Il manoscritto antico, medievale, trecentesco, quattrocentesco, nasce nelle mani di artigiani che devono scrivere, miniare, rilegare. E questi artigiani moderni dell'Imago hanno fatto la stessa cosa, cioè devono riprodurre delle miniature, rilegare il libro, cucirlo manualmente. Hanno un qualcosa in più che gli antichi non avevano, cioè una tecnologia basata sulla riproduzione informatica dell'immagine, e questo è molto importante, cioè, lo vedremo tra un attimo, perché a questo punto possiamo chiederci, al fondo di questo lungo lavoro, ho visto che per produrre uno di questi facsimili c'è un lavoro almeno di 15 specialisti diversi, se non sbaglio, no? Poi semmai Barbara Bertoni potrà precisarcelo. Ecco, ma una volta che questo prodotto è stato realizzato, come si può usare? Che cosa ne facciamo? E io vorrei rispondere un po' a queste domande. Dunque, intanto, è un oggetto meraviglioso da mettere in mostra, perché quando voi mettete uno di questi facsimili in una bacheca sotto vetro, chi passa non è in grado di distinguere questo prodotto dall'originale. È veramente qualcosa di identico. Qual è la differenza, poi? Intanto, mentre l'originale è intoccabile, questi prodotti possono essere toccati con cautela. Difatti credo che nelle scatole venga messo, non soltanto così per un valore simbolico, un'attrezzatura per consultarli, per esempio i guanti, gli stessi guanti che si utilizzano nelle biblioteche per toccare manoscritti preziosi quando te li lasciano toccare. Dunque, la tiratura di questi facsimili ho visto che varia tra i 300 e i 600 esemplari, se sbaglio poi Barbara mi correggerà. Quindi è evidente che possono essere toccati, perché sono un po' di più dell'unico originale prezioso che viene custodito in cassaforte, ma naturalmente non sono oggetti dozzinali e di poco costo, hanno un notevole valore, quindi possono essere toccati con cautela. E chi li può toccare e chi li tocca e li prende in mano, che cosa ne può fare? Allora, intanto, qui si passa allo strumento didattico.
uno strumento didattico che, messo in mano anche a un utente che non sia esperto, che sia un po' sprovveduto, dà un'idea di che cos'era il libro prezioso, perché sono miniati tra l'altro, esistevano anche libri più popolari, intendiamoci, prima dell'età della stampa. Quindi può essere messo in mano di studenti che possono sentire materialmente il peso, la grammatura della carta che riproduce la pergamena. Naturalmente questo uso didattico, che può andare bene per studenti anche delle scuole medie o delle scuole superiori, può essere utilizzato ancora meglio all'università. Perché? Perché all'università si può andare oltre. Allora, per esempio, questi facsimili riproducono l'originale e l'originale potrebbe essere anche riprodotto in altri modi. Faccio un esempio. Per esempio, se diceva prima Barbara, in Gallica, la biblioteca elettronica della Biblioteca Nazionale di Parigi, ci sono le fotografie. Anche la Vaticana offre delle riproduzioni bellissime in alta definizione di manoscritti. Ma allora che differenza c'è? Cioè, se li posso vedere nel computer, perché devo prendere i facsimili? E qui sta la differenza. Perché il facsimile non smaterializza in maniera eterea e irreale l'oggetto, ma te lo fa sentire nel suo peso, nella sua materialità, nei difetti riprodotti magnificamente, i buchi della pergamena, le mancanze, quindi quando lo prendi in mano senti il peso della storia e ti puoi esercitare a leggere, a guardare questo manoscritto e vedere per esempio delle cose che nell'edizione a stampa, anche nelle edizioni critiche, non si possono vedere: le manine disegnate che segnavano i punti importanti, gli errori del copista. Per esempio, proprio non guardando il Parigi Imola, che evidentemente non ho, ma con la commedia dell'Angelica 1102, mi divertivo a guardare proprio nel quinto canto, quello di Francesca, il copista che aveva sbagliato, aveva saltato una terzina e l'ha spostata più avanti, l'ultima terzina che comincia Amor. Ebbene, uno guarda quella terzina spostata e dice, accidenti, una variante del testo. No, il copista ha poi messo delle letterine a fianco, A, B, C, per riprodurre l'ordine. Non poteva cancellare tutto, rovinare il proprio lavoro. Ecco, andare a vedere, questo vuole dire vedere come leggevano Dante gli uomini del 300 e del 400, dico del 300 perché molti della serie di codici riprodotti da Imago risale appunto al 300. Quindi vuol dire imparare a vedere il testo in un altro modo, attraverso la trasmissione della storia. È un'operazione di un fascino incredibile, un fascino straordinario. Poi il filologo può avere il gusto di andare a vedere le varianti, nel senso che i codici danteschi non riproducono tutti lo stesso testo, perché c'erano gli errori di trasmissione, una trasmissione estremamente complicata, quella del testo di Dante, di cui l'originale non può essere e non sarà mai ricostruito. Quindi una miriade di differenze, per cui ognuno, prendendo in mano questi facsimili, va a cercare la differenza e la verifica, la vede nel testo e ha, come dire, proprio un contatto vero con la storia della tradizione testuale. Da ultimo voglio chiudere con una battuta, tra l'altro. La ricerca, gli studi su Dante e anche l'esame della tradizione testuale dei manoscritti permette di incontrare una miriade di personaggi straordinari e incredibili. Questo è il caso di questo Zaccheroni imolese. Se voi pensate, no? Questo individuo che entra in contatto con chi aveva ritrovato il manoscritto nel castello della Dordogna, il De Flot, no? Di cui ha parlato Cicuto, gli viene affidato il manoscritto perché ne cavi un libro, e questo non trova di meglio che rubare le miniature, tradendo la fiducia di chi si era fidato di lui e gli aveva affidato il libro.
Quindi si parte da un atto che oggi sarebbe da denuncia penale, in sostanza, no? Ha compiuto un evidente reato. Ebbene, guardate le infinite vie della storia. Quest'uomo, e questo è veramente il miracolo della provincia italiana, in un momento poi come questo dell'Ottocento, con queste teste calde, questi esuli strani che andavano all'estero, e questo uomo che alla fine dona quello che ha rubato in una sorta di indennizzo alla propria città. Quindi quello che è un reato oggi diventa il motivo per cui noi siamo qui a Imola a celebrare Dante, perché se non ci fossero queste pagine dantesche custodite nella stanza in cui voi siete in questo momento e riprodotte poi ora ricollocate nel manoscritto originario, e probabilmente noi appunto non avremmo celebrato oggi a Imola questa giornata. Quindi diciamo che c'è una giustizia della storia che in qualche modo ha riportato in Italia, e oggi grazie a Imago tra l'altro ha ricollocato quasi tutto al posto, quasi tutto, perché lo Zaccheroni aveva ritagliato in modo un po' strano queste bellissime miniature, per cui anche rimettendole a posto manca sempre qualcosa, quindi c'è ancora un danno della storia, no? Però c'è un'incredibile avventura di oggetti, di materiali, di passioni per Dante, una passione così forte che portava a rubare e poi a regalare alla propria città come simbolo di fedeltà eterna. Ecco, direi che anche tutte queste cose così, così curiose, queste emozioni della storia, gravitano attorno alla grande memoria di Dante, che è veramente una miniera inesauribile. Grazie. Grazie Presidente. Ha reso il peso della storia con una leggerezza straordinaria, quindi davvero grazie. Ora passo la parola a Fabrizio Lollini, il quale fu il primo che mi parlò di questo manoscritto, perché lo invitarono alla Biblioteca Gambalunga per presentare un altro manoscritto, e uscendo iniziò a raccontarmi di questo meraviglioso manoscritto, del quale si sapeva tutto e che sarebbe stata una straordinaria operazione culturale. Per cui adesso ce ne racconterà. Scusa Barbara, le varie posso prego, certo, precisare che Fabrizio Lollini nel 2006 era il nostro consulente e aveva anche collaborato a redigere il catalogo delle miniature, e la scheda sul manoscritto 76 l'ha curato proprio il professor Lollini. Quindi capiamo maggiormente il suo entusiasmo a raccontarmi di questo manoscritto. Prego Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie ai presenti, grazie a Barbara per la presentazione. In effetti quando io ho incontrato per la prima volta, diciamo così, sulla mia strada, quello che un po' impropriamente, devo dire, si chiama il manoscritto 76, cioè la parte del codice di cui stiamo parlando, conservato alla biblioteca di Imola, è stato in occasione di un censimento che io feci su sollecitazione dell'Istituto dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna di tutte le opere miniate, sia manoscritte che a stampa, della biblioteca di Imola, all'epoca in cui il direttore era Marina Baruzzi. C'era già, è stato molto bello lavorare con lei, Silvia Mirri, e da questa situazione, diciamo, di catalogazione venne fuori appunto il repertorio che citava prima il direttore Rossi, e cioè, ce l'ho qui, miniature nella Biblioteca Comunale di Imola, questo libro del 2006, appunto, a cui corrispose anche una mostra in cui, come è stato già ricordato, i due frammenti, diciamo, del cosiddetto Dante Parigi-Imola sono stati ricongiunti per un periodo abbastanza breve nella vostra città, sono stati appunto esposti a stampa. Quindi il catalogo lo feci io con appunto il coordinamento di Marina Baruzzi, Silvia Mirri e diciamo di tutto lo staff della biblioteca comunale.
Quando Barbara è entrata in contatto con me e mi ha parlato appunto di questa bellissima iniziativa di campionatura delle emergenze, anche se è un termine che a me non piace molto, relativa ai manoscritti danteschi, mi è sembrato abbastanza ovvio parlare di questo caso che a me è piaciuto tanto, ed è piaciuto tanto e continua a piacermi tanto per tanti motivi, alcuni sono già stati richiamati da chi mi ha preceduto. Il primo punto è un punto che credo sia ineliminabile per lo storico dell'arte, e cioè la qualità, nel senso che, come è già stato detto, come è già stato richiamato un po' da tutti quelli che mi hanno preceduto, i manoscritti danteschi miniati, non tutti ovviamente sono miniati, prevedono un impegno particolare e in questo caso la qualità, il livello stilistico del corredo miniato è davvero molto alto. Poi ognuno ha i suoi gusti, ovviamente questo è un periodo stilistico della storia dell'arte che personalmente amo moltissimo, che è quello del cosiddetto tardo gotico quattrocentesco. Come già stato ricordato, siamo in Lombardia, siamo presso la corte di Filippo Visconti, Filippo Maria Visconti, che poi morirà nel 1447, e il miniatore del manoscritto di cui ci stiamo occupando è un miniatore di cui sono state tentate alcune identificazioni ad personam che poi non sono mai andate a finire bene, nel senso di non sono mai state come dire, suffragate da prove certe, e noi lo continuiamo a chiamare con un nome convenzionale che è Maestro delle Vite Imperatorum, in riferimento proprio a un codice con la vita degli imperatori romani che proprio questo miniatore realizzò per la biblioteca viscontea, quindi nell'ambito, diciamo, della corte di Filippo Maria Visconti, all'inizio degli anni 30 del 1400. È un miniatore veramente molto, molto gradevole e molto, vorrei dire, affascinante proprio dal punto di vista sensuale, nel senso che soddisfa i nostri sensi, soddisfa la vista, soddisfa la voglia di vedere delle cose belle. È un miniatore molto decorativo, un miniatore che conosce, come peraltro era abbastanza ovvio in tutto l'ambito milanese e lombardo, la miniatura francese, la miniatura d'Oltralpe. È un miniatore molto prolifico, peraltro, che ha un rapporto privilegiato con appunto i Visconti. E questa copia, questo manoscritto, realizzato su committenza di Filippo Maria Visconti, o comunque a lui destinato come copia di presentazione, è davvero un capolavoro che contiene, come è già stato accennato, il testo non della Divina Commedia, ma della sola prima cantica dell'Inferno, con questo lunghissimo e dettagliatissimo commento di Guiniforte Barzizza, che era appunto uno degli umanisti di corte, diciamo, di riferimento dell'ambito visconteo. Quindi, diciamo, un prodotto interessante anche perché mette insieme tante competenze, che sono quelle appunto già citate, degli artigiani, del miniatore, del copista, e anche appunto, oltre che di Dante, ovviamente non preventivamente questo era definito, ma anche di un importante, anche se non studiatissimo, diciamo, oggi non lo chiameremo filologo, che si dedica appunto a questo commento molto ricco. E quindi il codice presenta le terzine di Dante e, interpolato, diciamo, tra una parte di citazione diretta e l'altra, il commento, la spiegazione del commentatore, appunto Barzizza. Quindi innanzitutto un manoscritto bellissimo,
Poi, come ha accennato prima Marcello Cicuto, un manoscritto quantitativamente impressionante. Ci sono delle Divine Commedie molto lussuose, dedicate o destinate a, a committenti di grande rinomanza, che sono manoscritti lineati in poche aree, in poche zone. Ci sono dei manoscritti molto belli di Dante che hanno una decorazione solamente sulla prima carta, all'incipit di tutto il testo, altri che hanno una carta miniata all'inizio di ogni cantica. Diciamo che la scelta di illustrare in maniera dettagliata la Divina Commedia non è quantitativamente così frequente, anche se, visto che la Divina Commedia è un testo estremamente riprodotto e diffuso, alla fine, se si fa un bilancio, poi di codici non ce ne sono pochi. Però non sono tantissimi rispetto a quanti codici presentano il testo della Commedia. E questo prevede un problema molto grosso, che è questo. Il miniatore, che è un artista, ma l'artista a queste date è ancora un artigiano, non è un grande intellettuale, ha senz'altro nelle sue corde la possibilità di condensare in una scena il senso della Divina Commedia o il senso delle cantiche della Commedia. Ci fa un bel Virgilio, ci fa Beatrice, ci fa Dante nella selva. Quando la richiesta di un tasso alto di ricchezza e quindi una quantità ampia di decorazione e anche ovviamente una volontà illustrativa del commento, perché anche il commento, come già stato accennato, visivo, contribuisce a spiegare il testo esattamente come il commento scritto, allora si pone il problema per il povero miniatore di avere dei punti di riferimento. Dante è in volgare, Dante è difficile ma anche accessibile dal punto di vista linguistico. Non è un testo latino, non è un testo provenzale, non è un testo greco, però comunque il miniatore deve fare più fatica perché se appunto, come nel caso del nostro codice, ogni canto di quelli dell'inferno con il relativo commento presentano 2, 3, 4 addirittura vignette, 4 riquadri come quelli che sono stati fatti passare prima, vuol dire che il miniatore deve entrare nello specifico del testo, non può potrebbe dire salvarsi in corner con una scena un po' generica. Deve proprio dettagliare, deve fare, come capita in tanti altri, ma non tantissimi, ripeto, codici del 300, del 400 e poi nelle edizioni successive, dal maturo rinascimento in poi, fino ai casi citati prima di Dorè, per esempio, ultra famoso, deve entrare appunto nello specifico del testo, raccontarlo visivamente, in una forma molto precisa. Quindi quando si parla di certi elementi del paesaggio infernale, quando si parla della forma in cui si presentano ai due viandanti, Dante e Virgilio, le anime che si rivolgono loro, il miniatore non può rimanere sul generico e non può neanche commettere errori. Quindi c'è una necessità proprio di approfondimento, vorrei dire di scavo dell'immagine rispetto al discorso del testo, che è uno scavo sequenziale, nel senso che il problema non è solo di elaborare una vignetta, un riquadro che racconti bene quel punto specifico, ma anche che quel punto specifico illustrato visivamente si colleghi bene a quello prima e a quello dopo. In questo senso, forse il paragone con le serie televisive di oggi o con il cinema o con i fumetti è un po' esasperato, è un po' esagerato. Però questa idea di necessità di narrazione sequenziale è molto forte, proprio perché appunto, ecco, prendete questa immagine
dal 24esimo dell'Inferno, in quella dopo è chiaro che ci deve essere un continuum, no? Cioè, intanto Dante deve continuare ad essere vestito nello stesso modo, Virgilio deve continuare ad essere vestito nello stesso modo, lo vedete qui. Se c'è un paesaggio, il paesaggio in un qualche modo deve essere ripreso e continuato. Quindi, a parte il valore stilistico, che era quello appunto a cui facevo riferimento prima, c'è anche un valore di specificità, come si dice, iconografica, cioè di narrazione del soggetto, che deve venire fuori e che nel caso appunto di questo codice è molto difficile perché le illustrazioni sono tante. Il terzo punto di grande interesse di questo manoscritto, a mio parere, ma questo è già stato detto molto meglio di me da chi mi ha preceduto, è questa storia un po' strana. Il manoscritto viene realizzato, rimane nella biblioteca dei Visconti Sforza fino alla fine, perlomeno fino agli anni 70 del 400, e poi ce lo ritroviamo in Francia. Con ogni probabilità il manoscritto entra in possesso di mani francesi attraverso l'occupazione del ducato visconteo sforzesco con le invasioni appunto delle truppe d'Oltralpe alla fine del 400. In ogni caso arriva in Francia, ma non in un modo regolare. Questo è un discorso molto divertente, abbastanza interessante, che lascia aperto anche qualche dubbio rispetto a quello che avevo scritto nel 2006, ma ci sarà modo per approfondirlo, nel senso che i manoscritti che passano di proprietà del re di Francia, acquisiti, asportati appunto dalla biblioteca dei Visconti che stava a Pavia, vanno a finire in quella che poi diventa la Biblioteca Nazionale di Parigi. Questo manoscritto invece nella biblioteca nazionale, statale francese non arriva mai. Non arriva mai in epoca storica perché appunto noi sappiamo che è stato posseduto da una famiglia nobiliare francese del sud-ovest della Francia, e quindi come dire, segue una rotta diversa rispetto ai codici, tra cui anche i codici miniati dallo stesso miniatore, che facevano parte della Biblioteca dei Visconti e che sono oggi consultabili alla Bibliothèque Nationale de France, appunto a Parigi. Vicende familiari più o meno ricostruibili, il manoscritto passa più o meno indenne probabilmente nel 500 e 600, nel 700 probabilmente cambia di proprietà e appunto viene ad essere conservato in un modo molto poco responsabile e consapevole, e viene recuperato appunto da questo erudito francese già citato in un castello della zona della Dordogna. Dopodiché appunto il manoscritto viene studiato da Zaccheroni, esule in Francia per motivi politici appunto dall'area imolese, che conosce il proprietario del manoscritto, si offre di studiarlo, è italiano. Tornando poi a casa sua, quando pubblica, dopo aver pubblicato, anzi, l'edizione a stampa del commento di Barzizza, che era il motivo, diciamo, filologico di interesse di questo manoscritto, come già stato detto, gli rimangono, diciamo, attaccate alle mani alcune pagine del manoscritto che quindi Zaccheroni si porta a casa sua a Imola, e ovviamente molte di queste pagine, tutte anzi, hanno un intervento miniato, quindi arrivano a Imola le carte del manoscritto, che sono di pergamena, ovviamente come tutto il resto, e anche alcune miniature. Che lui decide di donare in questa forma molto particolare, che fa del cosiddetto manoscritto 76 della biblioteca una specie di ready-made, nel senso che lui dona alla Biblioteca Comunale di Imola la copia stampata della edizione
del commento di Guineforte Barzisa all'Inferno di Dante, in cui aveva fatto interpolare, cioè aveva relegato, infilandole tra fascicolo e fascicolo dello stampato, appunto le carte asportate dal manoscritto francese. E questa è la copia, appunto, che è catalogata come manoscritto 76 nella biblioteca di Imola. Parallelamente a questo, poi gli eredi del proprietario francese cedono, vendono il manoscritto che era rimasto appunto in Francia alla Bibliothèque Nationale, quindi oggi il manoscritto Parigi, cioè la sezione Parigi del cosiddetto Dante Parigi-Imola, è alla Bibliothèque Nationale, ma non ci è arrivato attraverso la strada con cui sono arrivati nella stessa sede di conservazione i cugini o i fratelli manoscritti realizzati per la corte viscontea e magari appunto miniati dallo stesso miniatore. Quindi in questo caso, e chiudo perché non voglio rubare troppo tempo, il facsimile, oltre a tutte le motivazioni che hanno già citato i miei illustri colleghi, quello della divulgazione, quello dell'accessibilità, compie anche un'azione di, vorrei dire, para-restauro, nel senso che la reintegrazione delle carte imolesi, che come vedete da queste immagini sono state abbondantemente rifilate, e sono state rifilate perché dovevano corrispondere al formato delle edizioni a stampa del commento di Zaccheroni, le carte appunto sono state ricongiunte nell'ordine giusto sulla base appunto di quell'esame filologico, paleografico, storico-artistico di cui abbiamo parlato prima, cosa che non si può fare ovviamente nell'originale, nel senso che non credo che il sindaco, l'assessore e il direttore che abbiamo sentito prima graziosamente cedano un patrimonio imolese allo Stato francese. Quindi fisicamente le carte interpolate allo stampato che adesso sono alla BIM non sono come dire, restituibili, non si può chiedere alla Francia che ci regali il manoscritto francese, già è stato tanto faticoso all'epoca, Silvia Mirri se lo ricorda, farci arrivare il manoscritto per un mese e mezzo per la mostra del 2006. Questa ricongiunzione materiale non è possibile, è possibile realizzare la ricongiunzione materiale del facsimile, e questo è un fatto molto importante che serve appunto in maniera ottimale, vorrei dire, a tutta una serie di possibilità che sono quelle appunto legate ad una consultazione molto differenziata, come diceva prima il presidente Marazzini, nel senso che c'è un target di studiosi, c'è un target di studenti. Concludo anche dicendo che c'è anche un target di fruttori consapevoli che sono quelli delle mostre, nel senso che un manoscritto originale esposto a una mostra è sempre una cosa meravigliosa, ma che rimane in un qualche modo muto, perché un manoscritto originale in mostra viene esposto come un piccolo cadavere, se mi passate questo paragone un po' pesante, aperto su una pagina, e quindi che ci siano 150 miniature o due o una sola, nessuno lo saprà mai, tranne che nelle mostre che durano più di un mese e mezzo o due, quando in genere a metà mostra si gira la pagina e se ne fa vedere un'altra. Il facsimile del manoscritto esposto in una mostra qualche volta dà la possibilità anche, magari non a tutti, magari con qualche attenzione speciale, ma concede più possibilità di recuperare a livello espositivo quell'idea sequenziale che è alla base appunto della decorazione di tanti manoscritti. Io mi ricordo qualche anno fa la mostra di Amico Aspertini, che c'è stata alla Pinacoteca Nazionale qui di Bologna, un manoscritto a cui Aspertini partecipa, che sta alla British Library di Londra,
avevano lasciato, grazie alla concessione di Panini, una copia, un facsimile appunto di questo manoscritto, che gli spettatori con tanta attenzione e prenotandosi prima potevano sfogliare, quindi recuperavano l'idea della globalità dell'oggetto. Quindi il lavoro fatto da Imago, in prima persona da Barbara Bertoni, è importante per tanti pubblici, che sono quelli degli specialisti, quelli dei visitatori di mostre, quelli degli studiosi, quelli degli studenti, anche quello ovviamente dei semplici appassionati e bibliofili. Grazie Fabrizio. Mi è venuto in mente anche una cosa, nel senso che questo manoscritto, nonostante abbiamo ricostruito due parti, è manchevole lo stesso di alcune miniature. Chissà se nel prossimo centenario dantesco, dove sicuramente non ci saremo, nel 2121, qualcun altro, qualche altro editore avrà trovato altri pezzi mancanti e quindi saranno di nuovo magari qui a riparlare di questa cosa. Una cosa fondamentale ci tengo a dire, non me lo voglio dimenticare, ma quando io mi emoziono perdo dei pezzi, è che è importantissimo riprodurre i manoscritti, ma è anche importantissimo per noi venderli, perché siamo una società privata, e quindi è importante ricordare anche una collaborazione importante commerciale che ho stretto per appunto la vendita, l'assegnazione di questi meravigliosi esemplari che sono qui presenti con me, che è la società Opera. E qui con me ci sono Fabio Lazzari e Pietro Tomassini, questo mi sembrava giusto dirlo. E per concludere i lavori io passo la parola a Gabriele Rossi. Sempre per concludere, aggiungerei che oltre l'intento che è della casa editrice di vendere, noi cercheremo di contribuire per quanto ci compete nel valorizzare questa collezione, quindi la biblioteca di Dante, scusate ma mi si appannano gli occhiali, verrà esposta a settembre, quando conteremo di poter ripresentarci al pubblico, perché io, per parafrasare l'auspicio del ministro Franceschini, che la settimana scorsa in conferenza stampa ha chiuso il suo intervento citando l'ultimo verso dell'Inferno, noi speriamo di uscire a non è incontrare le stelle, ma il pubblico. Quindi pensiamo il 10 settembre, quando inaugureremo la mostra qua dentro, con il nostro manoscritto 76, la riproduzione facsimilare della ditta Imago e tutta la collezione che è qua dietro, quindi partendo dal Palatino 313, ci sarà una possibilità di visionare queste produzioni editoriali, ma di avere anche l'occasione a Imola di avere i codici di Venezia, di Padova, di Roma, di Firenze, perché il Palatino appartiene alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. E volevo dire che questa mostra, che l'abbiamo concepita e verrà inaugurata a settembre, è stata approvata e inserita all'interno di un percorso condiviso con il Servizio Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, beneficia del patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, e niente, sarà la nostra occasione per valorizzare sia queste opere facsimilari, ma anche dei documenti originali. Come ha anticipato l'assessore, qua dentro, in questa piccola stanza, verranno esposte anche documenti originali del 2-300 che possiede l'archivio storico comunale di Imola. Poi farei chiudere adesso ufficialmente l'assessore Gambi. Anche per, in qualche modo, non saprei, insomma, intanto un invito a tutti a venire a settembre, insomma, da noi, un invito, insomma, anche al dottor Marazzini, che parlava, insomma, degli altri manoscritti, che ovviamente, insomma, questo sistema quasi televisivo non ci permette di visionare, in realtà, appunto, è aperto quello, insomma, il Parigi Imola e qui, appunto, il Palatino, e non so se eventualmente si riesce a... Non so se Gabriele riesce così, giusto per rispondere, insomma, almeno questo che l'avevamo già aperto, insomma, alla richiesta che ci veniva fatta. No, io sottolineo davvero ancora una volta l'importanza che ha avuto questo accordo, perché appunto, certamente, insomma, e auspichiamo, insomma, che imprenditori, insomma, dell'editoria come Imago, insomma, possa avere, insomma, una florente vendita nei prossimi anni, ecco, però insomma...
noi non troppi, però solo un po', e nel senso, e noi invece insomma abbiamo acquisito con questo accordo ovviamente 8 straordinari facsimili, insomma manoscritti facsimilari, di cui appunto tutti gli straordinari ospiti di questa mattina ci hanno descritto l'importanza, insomma, in qualche modo gratuitamente, grazie a questa convenzione. Quindi insomma siamo davvero orgogliosi di questo accordo, e ancora una volta ringrazio insomma i dipendenti della biblioteca, che veramente con uno sguardo lunghissimo hanno pensato a come potesse essere arricchito il patrimonio della nostra biblioteca con questo accordo, insomma guardando davvero oltre, anche grazie insomma alla casa editrice e a quel trucchetto insomma che ci veniva descritto durante la conferenza. Insomma grazie davvero a tutti, grazie ancora per essere stati con noi, ed è un invito insomma a venire a settembre a questa mostra, insomma, e a, insomma, a tutte le altre iniziative che durante l'anno, insomma, mi rivolgo soprattutto ai cittadini molesi, insomma, ai limitrofi, durante l'anno faremo per ricordare questo 700 settimo centenario, insomma, della morte del sommo poeta. Grazie ancora per essere stati con noi.